Ciao a tutti amici, sono Klaus e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo finalmente tornati a Roma e sono con Giada. Bene. Questo qua dietro che mi sta tirando le maledizioni. Oggi faremo grandi cose io e te, eh. Carica? No, Tudor, perché tu mi metti sempre molta ansia, tralasciando il fatto che l'altra volta siamo finiti in una stazione dei carabinieri. E sicuramente mi farei prendere un aereo e andremo no, da qualche parte in Roma. Polonia. Siamo a Roma, sono tornato qua, okay. Mi mancava un sacco come città, quindi staremo qui. Dove andiamo? Non so, decidiamolo insieme. Noi avevamo una cena in sospeso nell'altro video. Quindi questa sera andiamo al ristorante. Però nell'altro video avrei dovuto pagare io. Quindi quindi non è che l'idea, insomma, mi entusiasma. Vabbè, però ti posso portare io in un posto carino che conosco. Ti porto in un posto ancora più carino e molto più raffinato. No, Tudor, tu mi porti a casa tua con la pasta scotta. Quale scotta? Ah, guarda, sì, che sopporto a cucinare adesso. Comunque no, ti porto in un posto molto figo. Aspetta, tu mi porti al talaindese, cioè non so dove mi porti. Facciamo una sfida. In realtà volevo giocarmi alla fine cena per chi doveva pagare il conto, però giochiamocela adesso. Io ti sfido a un gioco che si chiama Headball 2. Ci facciamo una partita, okay, e chi vince decide. È un gioco per smartphone che si basa su fare dei match uno contro uno e vince chi fa più gol possibile. È molto semplice da giocare. Sono due comandi per muoversi, devi saltare e tirare e fare gol. Ma io già sto giocando, cioè già sto a giocarci. Ah, e che cavolo? Va bene. Quindi adesso si alza la posta. Sei anche bravo, quindi. Decisamente. Poi. Devo per forza vincere io. Ti porto in un posto assurdo. Io. Dato che ci giochi, quindi avrai anche il tuo personaggio. Sì. Questo qua è il tuo personaggio, ok? Sì. Fernando. Ecco il mio. Sì, però io contro di questo sicuramente perdo. Cioè, è una cosa. A parte che ho un io ti ho giocato. È fortissimo. Sono tutte cose leggendarie. Una cosa molto figa di questo gioco è poter anche personalizzare appunto il vostro personaggio, cambiando sia il giocatore che i vari accessori e le teste. Ci sono infatti vari personaggi, ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha le sue skills. Però io metterò, logicamente, il più forte. Dai. No, dai, non vale. Ah, io gioco col tuo. No, certo. No, tu giochi con no. Io. Va bene, cominciamo. Io sono Fernanda e lei è Klaus. No, aspetta. E no, perché io ci gioco, io ci sono poi. Sì, sì, ho fatto autogol. Mannaggia, urca. Si è fatto zombie in botto. Fatti un autogol, vai. Boh! 2-1. Arriva anche la telecronaca di John Motson. Aia. Che... No, vabbè, questa non vale. 3-1. Nel senso. A casa. Io ho i poteri. No, no. Fa poco che non li puoi usare. Io alzo la posta. Se vinco questa partita con te che c'hai anche i suoi poteri, mi porti anche a tagliare i capelli. Boh, 4-1. E andiamo dal parrucchiere. Tudor, ma dove vai? A parte 4-2, ma poi dove vai dal parrucchiere che stai pelato? Sembri un pulcino spelacchiato. Devo far doppio taglio. Ma sei capace a farti capire da solo? Ma che succa, da parrucchiere andiamo. Tudor, dai, seriamente. Te li faccio io i capelli. Vai, andata. Punto, andata, cioè... andata. Sì. Sì, 6-2, sì. E no, beh, io ti gioco, io guarda, non mi spiegare le regole che già le so. E non ho usato neanche i superpoteri io. E si vola. Porco due. E mo. che facevo lì? Senti, io. Boom! Dai, però, vabbè, ma perché ero per allenamento? Ragazzi, easy peasy, 6-3. Andiamo vabbè, a cena fuori. Che comunque paghi tu, sappilo. Va bene. L'importante è che scelgo il ristorante. Ah, adesso vedete. Adesso mi hai tutti i capelli. Hai già tagliato i capelli? No. No, no, non li ho mai tagliati, manca mio fratello. Infatti questo è un po' un problema. Senti, io mi fido di te. Davvero, ti fidi? Questa cosa però mi riempi di gioia. C'era la macchinetta cosa... almeno, no? No, perché non l'ho mai tagliato. Fammo che le forbici. Ti porto io. L'ultima volta che mi hanno detto ti portavo un parrucchiere, io sono uscito rasato con un codino in testa. Cari mates. Amici cari, che adesso vi toccherà anche a voi fare lo Yes Man. Senti, no. Che ne pensi della serie Yes Man? Dipende. Se questo video arriva a 50.000 like, son botto. Yes Man con Giada. Tudor, basta che non espatrio. No, non ci sono regole lì. Andata. Direzione? Ti ci porto io. Cosa vedi con sta roba qua a te?
Non è acqua. Mi fai guidare? No. Qua posso guidare? Tu dormi. Senti, ho preso, c'ho la patente io. Tu non hai la patente. Che ne sai? Torno al posto mio. Oggi non sarà il nostro giorno fortunato. Comunque. Sono rimasto incastrato. Non sarà oggi il nostro giorno fortunato, però ragazzi, vi prometto che arriverà. Immagino, ma gli aiutanti ce l'hanno la macchina. Ma che ce l'hanno la Nessuno macchina? Nessuno ce l'ha la macchina. Favigia, però da fare la patente sei volte, l'hanno bocciato sei volte. Ma quasi. Chi? Favigia. È tipo da Sabrina, da una di loro. E Sabrina ce l'ha, Sabrina. Ah, è la facilità da Sabrina. Ma quella non si ricorda un cazzo. Che cioè? No. Ho preso un marciapiede. Ormai. Allora, aspetta, fammelo chiamare che... E questo qua? Però, devi chiamare. Certo, fammelo chiamare, perché non è che gli posso imbrasare così. Guarda, taglio i capelli a un mio amico. Siamo già qua. Oh, Daniele, senti una cosa, ma potrei venire a fare un taglio di capelli a un mio amico? Guarda, no, no, ma li taglio io i capelli. Come te? Sì, cioè. Sì, ma fidati di me. Sei sicura? Sì, sì, tu fidati. Basta che mi dai una sedia. Dai, vieni, ti lascio la porta libera. Eh sì, sto qua fuori, arrivo. Ciao. Dai, fidati di me. Che cazzo è? Ciao! Ciao! Idea sua! Sì? Sì! Ma guarda che io le cose ne so! È da più di un anno che mi alleno! Sì, sì! Mi sento di questa cosa! No, già! Io ho avuto un passato veramente brutto con i capelli brutti, io! Io c'ho un po' d'ansia, effettivamente! Meno male! Aspetta, troppo, troppo decisa. Dai, è una cavolata. Oh, ti devo dire che taglio voglio. Ma che taglio vuoi? Lo faccio io, non ti preoccupare. Devi fidare. No, ti ha fatto un buco. No, come? No. Diciamo che è un pochino... mosso. È un po' mosso, cioè, è un po'... Vabbè, questa taglia a zero, mi ha detto. No, lo so, no. Quella sette. Come si sente? Cominciamo bene. Oddio, si dà. Aspetta. Allora, aspetta. Non si vede. Guarda come vengono bene. Cioè, hai solo un buco qua. C'è un buco qua. Cos'è quello? È un buchetto? È piccolo, non si vede niente. Va bene. Per me è la temperatura giusta. Oh, cuoci! Ti sto bagnando un pochino, ma è normale. Ma va turbante. Vai. Dove vai? Quella è la faccia. Sfida superata. Grazie Giada. Grazie mille. Alla prossima. Chiedi di te però. Guarda che sto vedendo di una figata pazzesca questi capelli. Talmente fighi che torniamo al nostro amatissimo cappellino. Rieccoci. Mi sono cambiato perché stavo sentendo freddo. Prossima direzione. Tra l'altro stasera festeggeremo anche una cosa molto importante, perché questa sera a mezzanotte uscirà il mio nuovo disco su Spotify del gruppo Aroma. Davvero? Oddio lo metto sotto. Non metterlo sotto. Uscirà questo video vero sabato, sarà già uscito su Spotify, quindi trovate il link in descrizione. Se volete sentirla, andate lì, sentitevela, salvatevela, mettetela anche nella vostra playlist e condividetela con i vostri amici. Mo andiamo a magnare. No, siamo andando alla parolaccia. No, ma qua ti insultano. Eccoci. Che è? No. Ti risfrontè la parolaccia. E mi senti che ti insultano, cioè... Tira. Gira gara! Vino bianco e vino rosso, ragazzi! Che belli tempi quando vedi la spoglia questa! C'era nel giorno un solo tempo! Vediamoci dove mi ha portato! Ecco, hanno rotto i coglioni tutti quanti! Deve essere una seratina normale invece. Magna, non rompe il cazzo, non bevi, almeno mangi. Certo. Non passi in boschetta, bandiere. E? È la trippa, a me non mi piace. Che ne so che è? Ah, fagioli. Dunque, ladies and gentlemen. Ma che vuol dire? Ma che cazzo ne so, lo leggo sempre sulle porte dei cessi, qualcosa vorrà pur dire. Portata al successo anche oggi, da quell'attore famoso. Mino Siffredi, grandissima puttana, grazie. È il club dei mignoni.
Grazie. Matriciana e carbonara. Come so? Buoni? Poi la faccio molto meglio io la carbonara, Ti credi? La matriciana è veramente buona. Adesso viene il difficile, ragazzi, Eccole qua. Ecco, salve una vanga del sopra. Sono arrivato a rebuttare queste sì che so toccare, questa sera si frega, l'ultima è la più donna di tutte. È stato un po' imbarazzante, però serata piacevole da recepire con gli amici, perché ti divertire. Poi è stato anche buono in realtà. Nel senso, mi aspettavo di mangiare male perché ho detto, vabbè, è un posto famoso, si va più teatro che altro. Però invece abbiamo mangiato molto bene. No, buono. E abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti. Se la donna è foggiana, di sicuro è gran puttana. Dai, è stata una bella giornata. Farte qualche buco che c'ho in testa, è andata alla grande. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel like, superiamo i 50.000 like per questo video. E noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. C'hai bella se vuoi venire, ti porterò a Milazzo, ti farò vedere il carro.